Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi giro la mia TBR autunnale, ormai è il terzo anno se non erro che faccio questa TBR perché voglio capire quali libri mi rimangono ancora da leggere in libreria prima di Natale. A Natale di solito ricevo tanti libri e ho voglia poi di cominciare a leggere quelli, quindi quando arrivo alla fine dell'anno, quindi comunque a settembre, voglio capire quali mi rimangono da leggere e cercare appunto di finirli entro il 25 dicembre. Di solito rispetto la mia TBR, riesco a portarla a termine anche perché non esagero, non mi sovraccarico di letture, ovviamente anche per il fatto che per esempio io faccio parte di un club del libro, quindi almeno un libro al mese si aggiunge e ogni mese e non so quale potrà essere, quindi comunque cerco di tenermi abbastanza elastica in modo da avere tempo anche per qualche piccola aggiunta, qualche piccola variazione. Fatto sta comunque che i libri che metto in TBR di solito riesco a concluderli. Quindi speriamo che anche quest'anno vada bene. Cominciamo, vi faccio vedere i due libri che ho in lettura in questo momento e che comunque entro settembre conto di terminare. Il primo è Conversazioni con Dio di Neil Donald Walsh. Questo libro mi sta piacendo un sacco, è molto interessante perché analizza la figura di Dio al di fuori delle religioni. Avevo voglia di approfondire quindi questa figura della divinità, districandola, slegandola ecco da quelle che sono quelle costrizioni che ogni religione ha e impone ecco alle proprie divinità. Addirittura lo scrittore dice proprio di aver posto queste domande, le domande che ogni uomo vorrebbe porre a Dio, scrivendo su carta e di aver quasi ricevuto la risposta direttamente da Dio che ha guidato la sua penna nello scrivere le risposte. Le trovo molto molto interessanti, ci sono un sacco di spunti di riflessione e sono appunto delle risposte a grandi domande che ognuno di noi prima o poi si è fatto, quindi me ne parlerò meglio quando l'avrò finito. Altro libro che sto leggendo in questi giorni è So che un giorno tornerai di Luca Bianchini. Allora, questo è un romanzo, quindi mi dedico a questo di solito la sera, visto che l'altra lettura è un po' più impegnativa, devo essere sveglia e concentrata. Questo libro praticamente, fino al punto dove sono arrivata io, parla della storia di una giovane ragazza. Siamo negli anni, non so se qui è scritto in realtà, sì, fine anni 60, quindi è la storia di questa protagonista che molto giovane, prima dei 20 anni, ha una relazione con un uomo sposato, rimane incinta ma lui non ha intenzione di riconoscere questa bambina che è nata appunto, e questo evento chiaramente sconvolgerà la vita di questa giovane ragazza. Ovviamente non vi svelo altro, ve ne parlerò meglio nelle letture del mese, comunque il libro mi sta piacendo. Passiamo adesso ai libri. Se vedete dondolare qualcosa qui di lato è perché ho una cesta appesa al soffitto e ci sto lanciando i libri man mano che ne ho parlato, e quindi la vedrete dondolare, però non ci sono gli spiriti. Allora, per l'appunto, parlando di spiriti, questo è il primo libro che appunto voglio leggere per questa TBR che ancora non ho iniziato, La casa degli spiriti di Isabel Allende. Allora, questo titolo me l'avete consigliato voi quando avevo letto Oltre l'inverno, se non erro, di questa autrice. Mi era piaciuto tanto e avevo chiesto a voi qualche consiglio su altri titoli da poter leggere. Chiaramente questo è il suo libro più famoso, quello che mi avete consigliato di più, e io non ho neppure letto la trama. So già che questa autrice mi piace tantissimo come scrive, mi sento coinvolta nelle sue storie, e dato che questo è il titolo che tendenzialmente è piaciuto praticamente a tutti, non vedo l'ora di leggerlo per poter entrare anch'io nelle file insomma di coloro che l'hanno apprezzato. È scritto abbastanza piccolino in questa edizione, non so se lo vedete, comunque non importa, lo leggerò prestissimo. Altro libro che voglio leggere in questi mesi è Sadie, non so come si pronunci, mi sembra che tendenzialmente venga detto così, di Courtney Summers. Questo libro l'avete visto ovunque perché è stato spedito dalla Rizzoli a vari booktuber, compresa me, quindi io l'ho ricevuto da loro, è stato il primo libro che abbia mai ricevuto da questa casa editrice. Questo è un giallo che alterna due punti di vista un po' particolari. Il primo è un podcast, il secondo è il punto di vista personale della protagonista, Sadie, perché questo è un nome di persona, di ragazza, e tutto diciamo si svolge intorno alla scomparsa di questa protagonista che pare essersene andata di casa per cercare, seguire una serie di indizi e scovare l'uomo che le è convinta ha ucciso sua sorella. Quindi abbiamo un conduttore radiofonico
telefonico che viene informato della scomparsa di questa ragazza, crede che la storia non sia di grande interesse e invece appunto, incuriosito da alcuni particolari della vicenda, decide di seguire il percorso di Sadie e di entrare anche nella sua mentalità, nella sua vita, nelle sue ossessioni. Il libro sembra molto interessante, so che a molte booktuber è piaciuto, voi sicuramente ne avrete sentito parlare, non so proprio cosa aspettarmi, sicuramente la trama è molto, molto intrigante, quindi conto di leggerlo presto, oltretutto è una lettura che dovrebbe scorrere, come vedete, anche abbastanza bene, e quindi niente, presto vi farò sapere. Altro libro che non vedo l'ora di leggere è Tutta un'altra musica di Nick Hornby. Allora, io di questo autore non ho letto niente, dai suoi libri, se non erro, se non mi sbaglio, sono stati tratti diversi film, quindi mi è capitato di vedere quelli, ma in realtà di lui non avevo ancora letto nulla. Questo credo sia uno dei suoi ultimi romanzi, comunque l'ho trovato in libreria, mi ispirava la trama e l'ho comprato. Praticamente la storia di una coppia, un ragazzo e una ragazza, che vivono una vita di coppia completamente piatta, non c'è più, non hanno quasi più niente da dirsi, vita sessuale inesistente, e insomma nella noia più totale vanno avanti nonostante si trovino anche ad un bivio, ovvero lei vorrebbe tanto avere un figlio, quindi fare quel passo per maturare, mentre lui sembra voler pensare soltanto a un cantante, un musicista, un cantante, non ricordo, che seguiva insomma qualche anno prima, del quale è super appassionato insieme a un altro centinaio di persone in tutto il mondo, e la sua unica ossessione appunto è questo musicista. Fatto sta che una serie di eventi porteranno la protagonista, quindi la donna di questa coppia, a conoscere il musicista tanto adorato dal suo fidanzato. Questo è quello che c'è scritto nella trama, in realtà sappiamo ben poco, sappiamo solo che qui Nick Hornby analizza il binomio amore-musica e parla degli alti e bassi della creatività. Insomma, io in realtà credo che le storie di Nick Hornby meritino sempre una lettura, perché appunto è un autore molto molto seguito e quindi non vedo l'ora di affrontarlo. Altro libro che vi mostro è La regina ribelle di Elizabeth Chadwick. Allora, questo libro, come vedete, è ancora in cellofanato e non ho voglia di aprirlo, e quindi ve lo faccio vedere così. L'ho preso con il servizio, insomma con l'abbonamento con Euroclub. Ogni volta che mi capita di parlare di Euroclub lo ripeto, è un servizio orribile che mi ha legata all'ordine insomma di un certo numero di titoli e che quindi spero di poter chiudere presto. Fatto sta che comunque dovevo ordinare un titolo, ho ordinato questo perché è un romanzo storico. Parla di Eleonora di Aquitania, non mi chiedete chi è perché non lo so, ho letto la trama quando ho ordinato il libro ma adesso non me la ricordo. Fatto sta comunque che parla di un personaggio realmente esistito, di una regina, quindi è diciamo una storia vera romanzata e a me di solito piacciono molto. Questo libro in realtà non credo sia sconosciuto, io non lo conoscevo, ma so che quando l'ho mostrato su Instagram alcuni di voi l'avevano letto, quindi spero che mi piaccia. Scusate se ho poche informazioni, ma questo è quello che ho. Oltretutto, poco prima di leggere i libri, se non ne ho necessità, non amo rileggere le trame perché voglio la sorpresa, quindi vedremo se mi sorprenderà. Ultimo libro di questa TBR è Vita segreta della bambola solitaria di Jane Nathan. Questo l'ho ricevuto da Edizioni EO. Quindi è un regalo da parte di questa casa editrice, e anzi mi dispiace perché l'ho ricevuto diverso tempo fa e ancora non l'ho letto, quindi a breve lo devo assolutamente leggere. Allora, questo libro è stato, l'autore di questo libro parla di una fotografa, scrittrice e ex modella che aveva creato una storia, una serie di libri che parlavano di questa bambola solitaria, una bambola che non riusciva a trovare degli amici e che finalmente, insomma, alla fine trova, si bussano alla sua porta degli orsi, degli orsetti, con i quali riesce a creare una famiglia. La cosa strana delle sue storie, che ebbero tantissimo successo, era il fatto che non c'erano dei disegni, nonostante fossero storie per bambini, ma erano delle fotografie in bianco e nero e anche un po' macabre di questa bambola con due orsacchiotti. Quindi dopo tanti anni l'autore ha deciso, io credo sia un autore, che credo sia un uomo il nome, no, benissimo, è Jen Nathan, quindi è una donna, quindi l'autrice, scusate, è interessata alla figura di questa scrittrice e fotografa, ha deciso di indagare sul suo passato, sulla sua storia, e quindi di racchiudere quello che ha trovato in questo libro, che è anche corredato insomma da diverse fotografie molto molto belle che non vedo l'ora di
di leggere, insomma, di esplorare. Questa quindi è una storia che parla di una persona con una vita molto particolare, dei suoi successi, dei suoi insuccessi, ma soprattutto della grande solitudine e del modo in cui ha cercato di sconfiggerla attraverso l'immaginazione. Bene ragazzi, il video finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto, che le letture che vi ho mostrato vi siano risultate interessanti, e fatemi sapere se avete qualche opinione sui libri che sto per leggere, che popoleranno il mio autunno, ovviamente, come ho detto, con l'aggiunta di altri titoli che troveranno, diciamo, la mia strada, incroceranno la mia strada. E niente, quindi io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!